Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini sono tornati insieme? La cena. I due attori, che sono stati legati da un rapporto sentimentale per circa un anno, avrebbero troncato la loro love story qualche mese fa, più precisamente lo scorso giugno. Tuttavia, da quanto emerso dal profilo Instagram di entrambi, qualcosa fa pensare che i due potrebbero essere ancora vicini o che potrebbero aver avuto un ritorno di fiamma, riallacciando i rapporti. D'altra parte non è da escludere che l'ex coppia continui a coltivare una sana amicizia. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio che cosa è successo nelle ultime ore tra i due. Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, insieme su social, è di nuovo amore. Milano, ristorante marocchino, musica e danza dal vivo e di Ilunga Set. Ad assaporare questa frizzante ed esotica atmosfera c'erano Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. A far trapelare la notizia ci hanno pensato i diretti interessati che hanno pubblicato sui loro rispettivi profili Instagram le immagini della serata. Nonostante non si siano ripresi assieme è strano davvero pensare a una coincidenza, medesimo luogo, medesimo video e medesima ballerina ripresa. Tra l'altro a togliere qualsiasi dubbio sul fatto che fossero insieme, in un filmato postato da Diana, si sente pure l'inconfondibile voce fuori campo del conduttore di Colorado. Ruffini e Del Bufalo, i due ex dopo la separazione. Ci siamo amati alla follia, aveva spiegato tempo fa Diana sui social. Ci amiamo ancora in un'altra forma. Il conduttore, proprio nella relazione con l'ex concorrente di Amici, aveva riconquistato la serenità sentimentale dopo la fine del matrimonio con l'ex moglie Claudia. Per quanto riguarda la Del Bufalo, invece, dopo la chiusura della storia con Paolo, si era vociferato di un flirt con un quotato chirurgo estetico di Roma. Ed ora? Com'è la situazione? Ritorno di fiamma con Ruffini o una semplice cena in ricordo del bel tempo che fu? E con il medico? Il tempo ci darà tutte le risposte.